l'avevamo detto che dolce Pasqua, la Pasqua le va la Pasqua, eh? No. Non è la Pasqua del Signore, è la Pasqua del lavoratore. Ascolta, non abbiamo tolto la parola comunisti e non la diciamo, capiamo che dolce Pasqua, dolce Pasqua. Io non ho detto che te devi dire dolce o festo bella, meglio te. In la prima cacantania di la cazzana di dolce Pasqua. Dolce e dice, se, allora, se una, poi noi una, non la vogliamo cambiare anche dolce Pasqua. O chi l'ha detto? Perché? Anche solo alla festa. Perché non è grande festa. Però grande festa del lavoratore. La corregge subito, non è che la dopo una danza. Ma allora a me la vuoi fare una tan grande. È grande. Cosa facciamo? A me dolce Pasqua non mi viene, non la... No, beh, è una dolce Pasqua, non mi piace. Beh, io dico grande festa. Ma te di grande festa? No, faccio bene, ovunque ti piace, voglio notte. È quello che tu decidiamo prima di andare. Io dolce la cancello. Poteva starci anche solo bella festa. Però devi vedere, è una grande festa. Non la cantavano così. Allora, la cantavano dolce Pasqua. Allora direi dolce Pasqua. Che cosa vuoi che ti dica? Ma meglio per stare sei miti bella. Franca, ti come vai in grado di dire, proprio no. Allora, cosa diciamo? Così come scritto. Io direi grande. Sì, perché poi dolce Pasqua. Facciamo come è scritto, chi non vuol cantare sta zitto. Che fa anche rima. A posto. Ok? No, beh, ok. Una Pasqua che Che va al suo destino. Vieni omaggio. Che noi ti aspettiamo. Ma noi abitavamo qui, io abitavo lì un pochino più in là, in campagna. E io addirittura così, dritto di qua abitavo. Un chilometro, niente. Abitavamo in una città abbastanza rara. Una città. Visitato abitivo. Dentro a Migina. No, c'è una Migina. Non mi piace, sono una cittadina. Ah, sì. Io ero in Migina, loro mi sono battuto a spada tratta per fare il. Questa qui è proprio tutta, capire, tutta risaia fin là in fondo, hai fai la strella qua. Ah, tutto d'un fatto era tutta risaia. Osi il quadrone, torre osservatorio, ma dove era la torre osservatorio? Abitava Mandela della Cosciuscia, messa proprio in niente. Comunque ci sono tutti quegli animalini lì, ci sono tutti quegli animalini questo lì. Era tutto, c'era dell'acqua, c'erano delle canne, non lo lasciavano mica. No, il quadrone prima di diventare così era quel, il contenitore dell'acqua che quando mancava acqua in risaia la tu levano di te quadrato.
Dimmi chi t'ha creata e messo al mondo e chi t'ha fatto quegli occhi da vagabonda. Senti questa. Prova a motherfando un tijolo. Buongiorno signorina, buongiorno, cosa vuole? Un chilo di alesso con 5-6 bracciole. Venga di qua del banco, mia bella signorina, ecco. Vedrà che carne fresca che le do questa mattina. Questa è nuova! Questa è nuova, Marzia! Scrivila! Scrivi! Gisola, ti incanta una brisa metto per me, eh? Perché se la canta la Lucia la vuol dire che io canto. Ti incanta un po' birichina. Ciao, da, se la canta la Lucia la vuol dire che io canto. Quando notte mi prendo locale, la figlia dell'Orcolanna mi guardeva. Oh, cosa fai, oh brutto sporcaccione, da me non è che hai la posizione. Gisola! La più vecchia! Vorrei vederti nuda, salì le scale e vorrei ferirti il cuore con il mio pugnale. Vorrei ferirti il cuore col mio pugnale e vorrei sentirti gridare. Ai, mi fai male! Dai Paola! Azzeva! Vorrei vedere la Paola! A Roma, Roma, Liena, Procusenza, le donne marite fanno l'amore. Le donne marite fanno l'amore e le ragazze stanno la speranza. Perché l'abbiamo scritta? Sono stata a Roma e mi son confessata. Ho detto padre mio faccio l'amore. A far l'amore non è mica peccato. La faccio io benché son curato. Apri la tentiera, te puste set ufficiale, e la bocca larga e storta da non guardare. Smettila di cantare che mi fai pena e mi sembri un cagnolino alla catena. Com'è quello che dice? Guarda chi vuol venir con me cantare, la risariola cle brucia dal sole, brucia dal sole tinta dalla luna, delle bellezze non ne ha neanc'una. Ti credi d'esser bella, bella non sei, e tu sei l'avanzo dei capricci miei. E ti credi di volare in alto, in alto, e cadendo giù ti rompi l'osso del corpo. Non l'ha mai sentito. L'avrei mia dirottiera. Mi meraviglio che non ti vergogni, dai. E quello ho letto adesso ti chiedo un metro, ma prima dimmi di qui vorrò che dopo non per me. Lily disbi. Mi meraviglio che non ti vergogni venire a disturbare i miei riposi. Ti credi che io sia un pare tuo, che sia nata tra montagne e boschi? Giardino seminato a quadrifoglio, e lo so che mi vuoi bene, ma non ti voglio.
ecco, vedi. Qui c'era sempre pieno e là, circa metà, c'era, non è una scuola, un fosso così distante, che poi ogni tanto dovevamo attraversare di là, fare il passo lungo. Era lungo, largo come quella cosa lì. Poi dopo si passava di là e si andava avanti con la risaia. Qui davano l'acqua, prendevano l'acqua, tengono chiuso quello là per radunare l'acqua. E quando c'era da dare l'acqua alla risaia, alzavano quella cosa lì e si riempivano i quadri dentro il riso. E in maggio, i primi di maggio, scalze, si andava giù in risaia a raccogliere le erbacce. E poi si schiacciava sotto così col piede. Col piede. Si faceva il buco, si legava così. Si legava, si faceva insomma un bel massettino, poi si legava e poi dopo si metteva sotto i piedi e poi si metteva, si dava giù e si metteva la terra. A Roma quei con giorni? Le erbacce facevate cioè, queste? Sì, sì, con le erbacce. A Roma i ragazzini ci chiedevano, ma mi mettevate gli stivali? Certo. Gli stivali ci tiravano giù, ci negavamo. Beh, io sono nata in una famiglia di braccianti, in una famiglia grande. C'erano zii e tutto quanto. Sono nata e cresciuta in questa famiglia. Io ho cominciato ad andare in risaia che avevo 14 anni, tanto fa seso. Sì, quanto sanno di me. La mia mamma faceva la bracciante come me, in risaia, quando ho cominciato io ad andare in risaia ci volevano 14 anni, prima ci si andava anche prima, invece io ho cominciato del 40, volevano il certificato che avessero 14 anni, io li compivo in settembre, ai Sanda, allora si facevano 8 ore, si mandava due volte. Molte volte magari in corsa mangiavamo tutto la prima volta, poi la seconda un po' meno, quello che avevamo. E poi dopo, sì, questi sono stati gli anni fino al 45, salta la Efasisum, bisognava star zitti, parlare poco e cantare molto, che si lavorava meglio e di più. E per quello che in risaia cantavano, perché quando cantavamo, stavano più attenti a lavorare e infatti mi prendevano in l'acqua in questa maniera. Noi facevamo 8 ore, allora, fino al 45 ho fatto tal, fino al 45 si facevano 8 ore. Sotto una dittatura avevamo un caporale, eravamo un branco, è chiamato il branco, la risaia, per una ventina, 22, 23, anche 30, ma sì, 30 era un branco grande, bisognava, quando si comincia il riso va seminato in aprile, la prima settimana d'aprile va seminato. Qui da noi, Nelle nostre risaie dove siamo andati noi e poi più avanti si comincia ad andare a prendere via le prime erbe, che il risino è ancora piccolino, poi a maggio, è da maggio e anche il mese di giugno è pieno di donne e il riso è pieno di erbe. E il quadrello è Giovan, che in italiano saprei come si chiama. Si chiama? Che è il peggio, che bisogna levarlo in radice, perché altrimenti se lo tagli, perché adoperavamo con un lunghetto piccolino, perché bisognava tagliarlo sotto la terra, altrimenti tornava su subito, bisognava levarci la radice veramente. Allora era un pochino faticoso. Poi dopo andavamo in risaia fino alla fine di luglio, sì. Sì, è vero, si andava in risaia fino alla fine di luglio. Il
nell'ultima settimana di luglio si faceva la sgiavonatura, cioè veniva dato il riso, veniva messo asciutto, prendevano via l'acqua, poi dopo facevano la sgiavonatura, cioè era l'ultima passata. Le donne, scusa, portavano le calze e quello che è d'uso adesso, che è una moda, si mettono i cosi, cose, perché il riso ha una foglia abrasiva, sì, per che pizzica. Che pizzica, è abrasivo il riso, quindi mettevo, e dovevano prendere, in particolare in quel momento lì, che il riso era già alto, prendevano via il giavone, il chisus galli lì, come si chiama. Vabbè, dico giavone. Lo prendevano via e poi dopo, una volta fatto quello lì, mettevano l'acqua e poi la prendevano via in settembre, quando finiva la... Sì, quando si andava a mettere, comunque, noi mondine, noi eravamo mondine ma anche braccianti, non solo mondine. Lavoravamo anche la terra asciutta. Andavamo a sapare le barbabietole, andavamo a mietere il grano, andavamo alla macchina. Andavamo la distanza anche alle barbabietole. Andavamo alla macchina del grano, sì, noi andavamo in risaia, il periodo, come dico, giugno posso dire, giugno e luglio. E poi dopo eravamo delle braccianti che andavamo a sappare le barbabietole, a mettere il grano, alla macchina del grano, quando lo battevano. Adesso adoperano la mietitrebbia, ma la mietitrebbia è entrata a fare la mietitrebbia quando, a un certo, quant'è nel 1500 è la gnola mietitrebbia? Allora, la mietitrebbia è venuto negli anni 60. Ecco. E non le volevamo, Facevamo lo sciopero contro le mietitrebbie. Pronto? Lele. Sì? Grazie. Siamo in viaggio per Roma. Sembra di essere proprio in montagna dal Mazzolino. Chi parla? Silenzio. Pina, dimmi Pina. La P. Silenzio. La Pimpinella. Bene, c'è un gran traffico. Ti ricordiamo Pina? A sempre. Dove siamo? Dove siamo? Sasso Marconi. A Sasso Marconi. Bella, più di un'ora che sei in giro. Ascolta, come stai? Va, ci manchi tanto. Domani andiamo a trovare la Pina. Diglielo. Sempre quell'autista? Sempre quella gente. E sempre tutte quelle ragazzine. Vabbè, tutte quelle bimbe. Va bene. Va bene? Ti spiace, Pina. Ti salutiamo tutte. Va bene, presenterò. Ciao Pina. Ciao Pina. Ciao. Che non ci sei, senti, calcioluto un tot, ti senti? Ciao, grazie Pina, ti vengo poi a trovare. Ciao Pina, autista, tanti saluti dalla signora Pina. Li hai ricambiati? Sì. Io c'ho il vizio del fumo. Il quadrone, vecchi ricordi. Guarda qui un andandrengle. Ma quanta acqua ci sarà? 2 o 3 metri? Pensa anche a me. 2 o 3 metri da. Un peralt. Io dalla celere mi hanno picchiato, no, i carabinieri, non la celere, i carabinieri mi hanno picchiato in risaia, che facevamo sciopero e loro andavamo via per sopra l'argine tutti in fila. A pensarci allora, un po', un carabiniere,
che deve tenere l'ordine, così, che va a picchiare una che va a fare la lotta per avere il pane. Poi? Beh, insomma, ci vuole del fegato, eh. Che noi ci adesso bisognerebbe anche, dirle queste cose. Là. Anche, magari farti paura. Quando hanno ucciso la Maria Margotti, su all'argine di Molino. C'eravamo anche noi, eh. Due argile d'argento, sì. Mary Intersbell, sì, con la pleurite. Io ero in ospedale con la pleurite. Mar morto, sì. Argento su giù di là, che l'hanno uccisa. Era una donna vedova con tre figlie. E la celere l'estè, sì. La celere ci ha sparato e l'ha ucciso, non ha guardato in faccia nessuno. E nel 1931 fu proclamato uno sciopero generale, le mondine andarono in risaia, poi vennero a casa, vennero in piazza, i fottuali caliciapè, i fottuali che li portano in caserma, ma dopo lì non fecero, in pieno fascismo, e questa è una cosa, sì, e lui, noi della Corale, su questo coso abbiamo fatto uno spettacolo, una specie di commedia che è stata bellissima tanti anni fa, quando eravamo più di 40 giovani uomini, c'erano anche dei ragazzi, e poi piano piano, come vi dico, piano piano è andato finito, come tante cose che andrà a finire questa qui, perché quando non ci sarà più di rolla me che cosa sparisce, perché l'UDI è stata un'organizzazione molto importante per le donne, perché abbiamo lottato per avere dei diritti, abbiamo raccolto delle firme per la pace, io credo un anno andammo a Roma quando avevamo raccolto 3.000 e tante firme per la pace, le portammo proprio noi a Roma, che da Piscurendri con la celere. Volevamo andare in piazza, volevamo andare davanti al Parlamento, mi ricordo come adesso, quando fummo, ma era un'organizzazione, era poi provinciale, eravamo tante di Bologna. Quando siamo state per arrivare vicino al Parlamento c'era la celere, ci ha mandato indietro, ci ha fatto correre via, ha fatto tournée di Indria, abbiamo fatto delle lotte anche grandissime, eravamo tante. E allora si sentiva poi anche di più la lotta, il bisogno di lottare, perché ti mancavano tante cose, allora eri più stimolata a lottare, a vedere di conquistare qualche cosa. E così abbiamo lottato tutta la vita, non vedo me da 20 anni, perché va sempre lottato, tutta quanta, su tante cose. Look at me, I'm forbidding at me. Ne vuoi un pezzo, che ti do un pezzo che te. Ne vuoi un pezzo di crescente che te lo do. Italiana. Che ti fa sulle tenebre che in Italia è buonissimo, sentila bene, yeah? Il branco di donne che vanno a Roma ci ha regalato la paiadina, Piada si chiama questo qui, grazie, prego. Arrivederci. Arrivederci. Vederci Roma. Ci vediamo a Roma. Città delle belle donne. No, i van Vladaram, i van e Mary, hanno detto. Chi è Carlo Borso d'Aprino? Che sei? Tu anche altra Napoli? Me no. Ciao. Parla da chi vai lei? Io olandese, non dite tedesco, olandese. I
primi lavori che hai fatto, proprio le prime cose che facevi? Le prime cose che ho fatto era a casa di una famiglia sua, Osana Miglia, sono da quelle parti là. Le prime cose che ho fatto da questo contadino, mi mandava la mattina alle 4:30, alle 5 di mattina a portare i secchi del latte sulla strada che passava al lattaio per portarle. Poi il lavoro di casa, e aiutava la signora di casa. Andava nella stalla da mangiare le bestie, e quando lavoravano in campagna con le bestie davanti ai buoi, con la corda tirare avanti, solo le 3:30, le 4 di notte mi addormentava, cadeva sulla buca, cadeva in campagna, le bestie si fermavano lì a raccontarlo. Non ci crede. La vita e il sacrificio che ho fatto. Ma tu abitavi non più con i tuoi, andavi... No, no, ero sempre fuori di casa, sì. Venivo a casa solo domenica a trovare la mamma e papà, basta. Quindi come i garzoni? Sì, come garzoni, era una garzone, una serva. Quindi quando hai cominciato ad andare in risaia stavi meglio alla fine? Erano altri momenti, erano altre lotte, ma stava meglio perché c'era tutto il branco, la compagnia, insomma si stava un po' meglio. Anche se c'erano dei sacrifici da fare. La sera andava a casa tua. Andava a casa mia. Era tutta un'altra cosa. Ma io la mia gioventù, la mia fine, stava penso, solo proprio che... l'ho passata così. Io farei, sono la mondina, sono la sfruttata, ecco aprile, se 8 ore, se tu fossi una regina, il fischio del vapore, questa qua, questa qua, quale, amore mio? Questa qua, vuoi ti ricordi quando abbiamo incontrato in Grau? In Grau. E te l'hai baciato subito? Beh, adesso, io quel signore lì lo conosco. La salta sulla franca la dice, è in grado. Beh, Usprello dice, perché mi conoscete? Beh, onorevole, lo conosciamo, sì. E fino a che età ha lavorato in risaia? In risaia? Risaia, fino... Aspetta, ma del 60. In risaia. Sì. E poi ha continuato a lavorare? Dopo ho continuato a lavorare, che... E poi dopo, gli ultimi anni sono stato servizio anche dal prete, perché era rimasto da sola, era morto mio marito, e allora io... Poi, che altri lavori ha fatto dopo la risaia, quindi? Dopo la risaia sono stata anche in officina. Sono stata. 5 anni. A fare cosa? Tornio e freso. Ero diventato un meccanico che nessuno degli operai voleva venire a lavorare con me perché gli facevo fare brutta figura. Era un lavoro che mi piaceva e allora ci davo sotto e nessuno voleva venire. E poi dopo sono stata col parroco ero già in pensione. Ce l'avevi raccontata anche in autobus questa esperienza, che avevi detto che era stata un'esperienza positiva, insomma. Sì, sì. Che io... Guarda che sono stato 5 anni a lavorare con lui, con loro, non sono mai andata a messa. Se deve venire a messa per far piacere a me, è meglio che stia fuori. E mentre che Rosina gliela dava, vincemmo. E mentre che Rosina gliela dava, vincemmo. La mamma alla finestra con gli occhi bianchi e neri, la mamma alla finestra la guardava. Tu dimmi, oh Rosina, cosa hai fatto? Bimbo. Oh dimmi, oh Rosina, cosa hai fatto? Bimbo. Ho preso la pistola con gli occhi bianchi e neri, ho preso la pistola, l'ho scaricata. Antonietta! Oh. Non ho mai visto una pistola bianca. Tu hai lavato le Non si sente niente, girati un po'. Non tutto. Si sente, girati un po'. Girati. È legato. L'hai mai trovato un tagnetto uno con 6? Con 6, no, con 4.
crashi in due. E crashi per la troncudare. Il giorno più brutto della mia vita è stato, eravamo in Risae, che quando mi viene in mente mi viene ancora da piangere, che sono arrivata a casa, non avevo più la casa. Il primo bombardamento di medicina è stato il nostro, che dovevano bombardare all'agraria, che l'agraria era come quella lì, e come quell'albero lì c'era la ferrovia che ci divideva dalla nostra casa. L'agraria era pieno di munizioni, che c'erano i tedeschi pieno di munizioni. Hanno dall'alto gli apparecchi e caccia, quei grossi, hanno bombardato, invece di prendere nell'agraria dove c'era tutta la munizione, hanno preso nella nostra casa. Il primo bombardamento nel comune di medicina è stata la nostra casa. Che si prendevano su nell'agraria con tutto quello che c'era dentro, saltava tutto il paese intero perché era pieno di munizioni. Nella nostra casa c'è stato 5 morti, mia madre 53 anni, mia sorella 18 anni, mio padre che ne aveva 65, mio fratello che è lì, poveretto, che le ha già tutte, con la guerra è stato ferito 3 volte, in punto di morte 3 volte, e gli ha tolti delle lecche al triballo e salute, e sotto con una brutta malattia. Quel giorno lì non lo scorderò mai. Tutti vi eravamo in mezzo alla Risaia a vedere tutte queste caramelle che cadevano giù, poi tutto un momento un botto grande e tutto sto fumone nero, tutti via, tutti a casa. Quando siamo arrivati alla ferrovia, una donna mi viene incontro e fa: tua mamma è morta, tua sorella è sotto, che è là che la cercano, ti figuri? Non posso far nemmeno di piangere. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe, a me piacciono di più. Saranno belli gli occhi neri, il nasino va lì su, ma le gambe, a me piacciono di più. Che io vendo da qui. E perché ma qui che fa sull'atto del mezzo del mezzo? Scusa, questo è quello. Che cosa vuoi entrare? Che fa il mangù? I mangù, io fai tu di mangù, ti vuoi di mangù che ha? No, io c'ho la camicia. Nella lunga, a me... Io lo tengo così. Avete idea, corri in un punto e te la rassun grimbalà. Strada appunto era sì, posso mettere con gli elastici. Ecco, metti la lasciata agli elastici. Beh, oi, la tengo la corri nella strada là. Ma gli alghiam stigli, un sangrivo scrivili. Oi, che scandalato, ma io, ecco, c'è. Va bene, va benissimo. È presentabile? Sì, sì. Va bene, allora perché sì. No, perché se no il grembiule nell'acqua toccia, Scappa via, bimbe, vi sono in giro. Sì, le prende lì, ci sono qui. Ma i grembiuli, sì, li prendiamo. In qualche modo, sì, li prendiamo. Sì, però le diamo, quindi. Sì, ma sì, sono io. Come sembra tu? C'è il vestito sotto e poi... Ma
cavolo, se vuoi mettere la spilla. Perché? Perché un treno di sorriso, un casco. Ma no, ma dove la punta? Guarda, perché qui ci stacchiano meraviglie. Grazie. Al fazzoletto è duro. Come duro? C'è tutti i cappucci. Ma ascolta, ma è tanto, c'è tanta quella roba che va, punta, ho dica, io, prova ma oh, ecco, io ma, far così. Scusa, ma non si punta. Allora prova ma giù, tienilo mo fermo te, lì davanti. Bella scema, mamma mia. Partiamo o no? No. Basta che non spacca la macchina, sono grande, che ci dentro me. Io mi chiedo giù, io lo so. Allora, un fazzolettino non ci vuole mettere, no? Ho preso un po' di tempo per permettere di ricarico di palco, perché ci saranno più situazioni qui durante il concerto, ma vedo che è già tutto pronto e non si canta Maggio se non si passa obbligatoriamente da una tradizione specifica, che è quella delle mondine. Le mondine sono state qui già l'anno scorso, ci fa molto piacere di ospitarle, ma sono mondine qualsiasi, prima di tutto sono mondine potenti, cioè tutti hanno lavorato in risaia nel corso di tutti questi anni fino ad adesso. Ad adesso la zona è stata, come da molte parti, bonificata, si coltivano solo barbabietole. Le barbabietole non esistono. Quindi i canti rimangono quelli di risaia, sono canti autentici di risaia, loro vengono da Medicina, Bologna, che sono il coro delle mondine di Medicina. Ci siamo? Aspetta. 29 giugno, quando il grano è maturato, trullala, lelera, è nata una bambina. Basta, dillo te, cambia, si vedono, che c'hai la voce. Si vedono i boschi verdi.
sul mare e ci voglio le barchette trullalà le rillerà e a far l'amor di sera si volerà a casette le ragazzette giovani e l'amor non la sa fare trullalà le rillerà. Noi altri giovani notti gliela faremo fare, gliela faremo fare e gliela faremo sentire trullalà le rillerà. Guardateci nel viso, noi siamo di medicina. Siamo